Regione Marche ha deciso di destinare anche i fondi europei per la salute e benessere, consapevoli che ogni euro speso in questo settore non rappresenta solo un'opportunità straordinaria per tante aziende della nostra regione che sono coinvolte, ma ha un grandissimo effetto moltiplicatore dal punto di vista, ad esempio, di efficienza, di spesa pubblica che viene impiegata in questo tipo di settore, ma anche e soprattutto nel miglioramento della vita di pazienti molto speciali come quelli che oggi abbiamo visto, cioè neonati, e anche miglioramento della vita delle loro famiglie che magari non si troveranno più costrette a fare tanti chilometri ogni giorno per vedere i propri piccoli, ma potranno quindi insomma anche avere la certezza di poter stare più tranquilli a casa, consapevoli che ci sarà una tecnologia che consentirà loro di non solo mettere in rete queste informazioni tanto importanti, ma di poter anche avere a disposizione parametri che diversamente non sarebbero stati monitorati, penso anche ad esempio al movimento spontaneo dei bambini, quindi un progetto che ci riempie d'orgoglio. Questo intanto è il progetto che è arrivato primo in graduatoria, è stato insomma quello che ci ha colpito di più. Regione Marche ha investito 10 milioni di euro di risorse europee. È anche una grande opportunità appunto per le imprese di essere in contatto con ospedali, centri di ricerca della nostra regione.